A Rimland, spazio di analisi e approfondimento geopolitico, c'è Carmine America, autore di uno studio dal titolo Servizi di informazione e di intelligence economica a sostegno della competizione industriale. Carmine, tu scrivi di spionaggio e di controspionaggio industriale. Di cosa si tratta? Lo spionaggio ed il controspionaggio industriale sono dei fenomeni dell'attualità geoeconomica e in un certo senso geopolitica. In maniera particolare possono essere definiti come le nuove modalità di esercizio delle dinamiche e della competizione tra stati in un contesto storico particolarmente movimentato e al contempo difficile da tenere sotto controllo nel senso classico del termine. In maniera particolare sappiamo che mentre durante il periodo ormai passato da un ventennio, quello del bipolarismo, il mondo suddiviso in blocchi si gestiva e si regolava su dinamiche di carattere strategico-militare e di conseguenza la competizione tra stati era basata esclusivamente su elementi di questo tipo, con il multipolarismo, quindi con la caduta del muro di Berlino dall'altro, ma bisogna focalizzare l'attenzione su un elemento altrettanto importante. La caduta del muro di Berlino ha visto certamente la scomparsa di uno degli attori fondamentali del bipolarismo, ma anche con la messa in discussione ormai oggigiorno dell'unipolarismo statunitense, quindi di quel periodo storico della durata di circa un decennio nel quale gli Stati Uniti d'America sono riusciti ad avere, come dire, un ruolo predeterminante rispetto al contesto internazionale, oggigiorno nel multipolarismo lo scontro si è spostato dal piano geostrategico a quello geopolitico e geoeconomico in maniera particolare e per l'appunto lo spionaggio, il controspionaggio industriale sono degli strumenti attraverso cui prende oggigiorno vita e forma la competizione tra gli stati. In che senso? Sia da un lato per quanto concerne il sistema industria, il sistema economico, il sistema finanza nel senso privato del termine, quindi la competizione tra singole e grandi realtà industriali, realtà economiche, ma d'altro canto anche nel senso di una competizione tra sistemi paese. Oggigiorno, si preferisce in molti casi porre l'accento sulla competizione a livello tecnologico, a livello delle innovazioni, a livello della ricerca, più che sull'aspetto strategico-militare nel senso stretto del termine. È uno degli strumenti che è spesso utilizzato e che può arrecare gravi vantaggi e gravi danni agli stati, appunto lo strumento dello spionaggio da un lato, del controspionaggio dall'altro. E qual è l'approccio del mondo industriale italiano a questi temi? Ecco, c'è l'effettiva consapevolezza dei rischi presenti nel contesto internazionale? Possiamo dire che oggigiorno in Italia si registra una netta spaccatura, una netta ed importante spaccatura tra le grandi realtà industriali, anzi direi le poche e grandi realtà industriali da un lato e d'altro canto il grande flusso della piccola e media impresa. In che senso? Sappiamo che in determinati settori, settori particolarmente delicati come il settore dell'energia da un lato ed il settore della difesa dall'altro, effettivamente si guarda e con grande attenzione in determinati casi al mondo dello spionaggio e del controspionaggio e si cerca, come dire, nei limiti del possibile di prendere le dovute precauzioni da un lato e d'altro canto addirittura in determinati casi di adottare strategie che vadano verso questa strada per aggredire nuovi mercati. Ma si tratta, come dire, di realtà specifiche, poche realtà, e in determinati casi addirittura possono essere contate in meno di una decina a livello nazionale. Per quanto concerne invece il mondo della piccola e media impresa, il discorso è assolutamente differente, nel senso che in molti casi nemmeno si pensa che vi possa essere la remota possibilità di un attacco condotto ad esempio attraverso le reti informatiche. Ed è in questo senso che si parla di infrastrutture critiche nel senso più ampio del termine. Sappiamo che oggigiorno qualsiasi realtà commerciale, economica, finanziaria e per l'appunto industriale si regge sull'utilizzo di sistemi informatici.
la information technology è qualcosa di ormai diffusissimo e allo stesso tempo rappresenta sicuramente uno strumento per ampliare il business di ciascuna impresa, ma al contempo rappresenta una possibilità di pericolo. Di conseguenza, nel sistema paese complessivamente parlando e nel perseguimento dell'interesse strategico, una finalità e diciamo una prerogativa, ricordiamolo, governativa, ancora non si può dire che si abbia perfettamente la consapevolezza dei rischi e delle opportunità al contempo che possono essere quantomeno perseguite attraverso dinamiche di questo tipo. Arriviamo al tema centrale della tua trattazione, l'intelligence economica. Ecco perché questo argomento assume grande rilevanza sotto il profilo politico-economico. Ma quando parliamo di intelligence economica in realtà ci riferiamo a qualcosa di ben specifico. Parliamo della ricerca, della raccolta, dell'analisi e quindi della elaborazione di informazioni a carattere economico. Tant'è vero che si parla sia di intelligence economica che di intelligence competitiva a carattere per l'appunto anche industriale nello specifico o finanziario. Oggi è molto diffuso il tema, ecco, dell'utilizzo di strumenti di intelligence a livello finanziario, considerata la evoluzione storica dell'ultimo decennio. Certamente se da un lato se ne parla e con grande attenzione anche a livello istituzionale, abbiamo avuto infatti dall'entrata in vigore della legge 124 del 2007 e successive modifiche un'attenzione sempre crescente da parte del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica su questi temi. Al contempo però si deve registrare ancora una volta sull'aspetto pratico, sull'aspetto concreto, una mancanza, una carenza. Ancora una volta, se guardiamo alle realtà industriali e più in generale alle realtà economiche che fanno per l'appunto intelligence economica, ci ritroviamo a parlare di un nucleo molto circoscritto di realtà. L'intelligence economica può dare dei risultati davvero importanti, soprattutto se considerata come uno strumento all'interno di dinamiche ben più ampie, nelle quali al security management e dal crisis management si viene ad aggiungere per l'appunto unità dedicate alla analisi previsionale attraverso la raccolta di informazioni finalizzate alla pianificazione strategica. In questo senso possiamo dire che l'intelligence economica rappresenta la chiave di lettura per comprendere in che modo va ad evolversi una determinata realtà industriale, quali mercati potrà aggredire, quale prodotto dovrà realizzare e soprattutto in che modo si comporterà la concorrenza rispetto al core business cui si fa riferimento. E in altri termini, soprattutto oggigiorno, ecco, in questo contesto del multipolarismo spinto a base anche regionale, se vogliamo, uno strumento indispensabile perché segna la rotta da seguire per molte realtà, sia da un lato private che d'altro canto istituzionali. E ricordiamo prima di tutto l'istituzione che, attraverso la definizione degli interessi strategici, deve quantomeno sorreggere il sistema industriale, il sistema imprenditoriale in generale. Che importanza assumono i mezzi di informazione, gli organi di stampa? Perché poi tu parli di destabilizzazione aziendale mediante delegittimazione reputazionale. Questa è una delle possibili strategie da seguire quando si vuole porre in essere una determinata iniziativa più o meno corretta, più o meno lecita, ai danni o a vantaggio di singole o complessive realtà sia industriali che economico-finanziarie. La destabilizzazione aziendale mediante delegittimazione reputazionale è senza ombra di dubbio la più evidente tipologia di attacco ai gangli vitali di una realtà più o meno importante a livello nazionale o addirittura a livello internazionale. Che cosa accade? Quando attraverso l'utilizzo dei mezzi di informazione si inizia a porre
l'attenzione sempre crescente su gli stili di vita di determinati manager, o al contempo si utilizza lo strumento giudiziario per porre l'accento su condotte più o meno lecite poste in essere nell'esercizio delle proprie funzioni da parte dei manager, in determinati casi si potrebbe registrare un interesse nascosto, l'interesse a mettere in crisi un intero sistema aziendale, semplicemente attaccando il vertice o comunque uno dei punti vitali dello stesso vertice. Ed è evidente che una strategia di questo tipo non può essere realizzata se non con il ricorso ai mezzi di informazione. È evidente che i media, nel senso stretto del termine, non sono altro che ancora una volta uno strumento. I media rappresentano il veicolo attraverso cui un'informazione passa da un determinato contesto ad un contesto ben più ampio e quindi viene ad essere conosciuta. È evidente che l'informazione in sé può essere tanto giusta quanto sbagliata, tanto corretta quanto scorretta. Ciò a cui si deve guardare è il fine ultimo dell'informazione. L'informazione può, da un lato, arrecare danni gravissimi ad una determinata realtà, a qualsiasi realtà, d'altro canto però è al contempo può servire ad altre realtà industriali ad avere vantaggi notevoli, e abbiamo avuto diversi esempi sui quali si potrebbe quantomeno discutere negli ultimi anni, nei quali si è vista l'industria italiana, in particolar modo l'industria della difesa, posta in continuo attacco, sia a livello da un lato giudiziario, sia d'altro canto a livello per l'appunto informativo nel senso stretto del termine. Facciamo allora qualche esempio di casi di attacchi all'industria italiana verificatisi negli ultimi 20 anni. Sì, ce ne sono diversi e particolarmente interessanti su più piani. Per esempio sappiamo che la Ferrari nel corso del tempo ha subito diversi attacchi. In un caso un competitor, ad esempio, se è riuscito ad appropriarsi della pianificazione della galleria del vento della Ferrari. In un altro caso più recente, nel mondiale costruttori, ancora una volta il competitor è riuscito ad appropriarsi di tutta una serie di progetti che riguardavano per l'appunto il mondiale di Formula 1. Questo per quanto concerne diciamo un caso particolarmente evidente. Vi sono altri casi allo stesso modo gravi, forse meno evidenti o comunque che con il passare del tempo sono stati dimenticati. Se guardiamo all'industria della difesa, sappiamo che a metà degli anni 90 vi fu il rapimento di un tecnico esperto in guerra elettronica, in particolar modo per quanto riguarda l'ambito dei sistemi missilistici. Ebbene, tuttora di questo tecnico non si hanno più notizie. È molto probabile che sia stato rapito proprio a finalità di competizione, in questo caso geostrategica nonché geoeconomica, da parte di altri paesi, molto probabilmente non appartenenti all'Unione Europea, quella che all'epoca era la Comunità Europea. Se vogliamo guardare all'attualità, è molto più frequente l'utilizzo del soft power, potremmo dire. In questo caso ha maggiore valore lo strumento informativo dei mass media. Pensiamo agli attacchi continui subiti da una realtà industriale molto importante, quale appunto Finmeccanica, nella quale la gestione manageriale di diverse personalità è stata posta in discussione, arrecando in sintesi che cosa? In determinati casi uno stallo, in altri casi la messa in discussione di politiche che avrebbero potuto quantomeno servire a rafforzare il sistema industriale nazionale. Bene, allora ringraziamo Carmine America, ricordiamo la sua pubblicazione Servizi di informazione di intelligence economica a sostegno della competizione industriale, un testo disponibile presso la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. E ci rinnoviamo alla prossima puntata.